Suona la sveglia. Primo pensiero. Prendeva la sveglia e lanciavola fuori dalla finestra. Mi consolo pensando, che bello, è ora di andare allo spa a incontrare i miei amici. Guardo l'orologio, sono le 8, una proposta. Ma non si può andare allo spa verso le 10:30? Colazione. Mi ricarico un po' abbondantemente ed è solo la prima. La seconda la farò allo spa. Ecco perché i pantaloni mi vanno un po' stretti. Saluto. Ciao, ci vediamo stasera. Sul pulmino. Parlo con gli amici, ci raccontiamo le novità, tante voci tutte insieme. Che confusione. Arrivo allo spa. Mi piace stare qui, mi trovo bene con gli altri, perché mi sanno ascoltare e insieme si scherza e ci si diverte. Controlliamo calendario, orologio, segniamo i turni del lavoro della giornata e organizziamo l'attività. È un bel momento perché si fa gruppo. Quando commetto degli errori non mi sento giudicato, so che gli altri capiscono. Leggere il giornale non mi piace molto, le notizie brutte sono sempre più di quelle belle, ma è importante per conoscere l'attualità e imparare parole nuove. Tutti al lavoro. A volte ne ho davvero poca voglia, ma quando ce vo'. Alcune attività sono divertenti, altre ci permettono di conoscere ed affrontare situazioni nuove. Ore 12:30, finalmente si mangia. Mangiare in compagnia è molto piacevole, ma aiuta ad ingrassare. Dopo pranzo, uffa, bisogna riordinare e lavare i piatti, ma proprio non ne ho voglia. Molto meglio ascoltare la musica, chiudersi in bagno per un bisognino. Ci penseranno i soliti a rimettere tutto a posto. Accidenti, mi hanno beccato, è proprio il mio turno. Io lavo, ma tu asciughi? Pausa caffè. È pronto il caffè? Un momento di relax per tutti. Il nostro bar soddisfa tutti i gusti. C'è chi poi gioca a carte e chi passa un po' di tempo al computer. Alcuni di noi invece ne approfittano per schiacciare un pisolino. Ora 14:30. 2:30, inizio delle attività. È ora delle attività pomeridiane. Voglia di lavorare saltami addosso. Quale malessere posso simulare per evitare il lavoro? Niente da fare. Non mi credono mai. Faccio biscotti. Io vado qua, ripesco, pare e poi nel porco. Ore 16. Che stanchezza. Finalmente si torna a casa per un po' di meritato riposo. Ma domani tutto da capo. Ciao.